Un quartiere nuovo con aree verdi, ma anche strutture espositive, incubatori di impresa, dove la viabilità non ha più semafori e c'è maggiore attenzione per Sile e la Restera. Questa è fiera, secondo gli architetti dello UAV di Venezia, in uno studio che vede coinvolti il comune di Treviso, gli industriali, i commercianti, ma anche i semplici cittadini che vivono in quello che un tempo era il porto di Treviso. Un progetto innovativo per dare nuova vita ad aree come l'ex Zorzi o la De Longhi e ripensarne altre come il Prato della Fiera. E qui cominciano i guai, perché secondo i progettisti, l'Ile Giostre a San Luca non ci devono più stare. Non molto diverso da quello che già è, con qualche piccola correzione che gli permetta di funzionare in modo più adeguato, che permetta di essere più in relazione con alcuni elementi importanti che ha vicino, penso ovviamente alla Restera, ma non solo. Le fiere sono un problema molto particolare, che va ben capito e sul quale bisogna riflettere molto. Però credo che per tutti gli altri eventi Prato della Fiera deve continuare ad essere quel che è e può essere molto di più. L'idea è trasferire giostre e attrazioni sull'area della Dogana a San Giuseppe con un doppio scopo: valorizzare l'area oggi rilanciata solo dall'On Festival e alleggerire il Prato della Fiera per ripensarlo strutturalmente. Non devono vincolare assolutamente questo spazio. Credo che se vincoliamo questo spazio unicamente alle fiere, forse questo spazio ne può perdere qualcosa.